Oggi è il momento e ho deciso di fare un video pieno di bestemmie, porco. Quindi è il momento di fare questa cosa, perché mi hanno mandato questo oggetto dalla Kaiwitz, che è un oggetto fantastico e che spero mi servirà tantissimo. È uno screwdriver set, è praticamente un cacciavite elettromagnetico, perché è elettrico ed è magnetico, e c'ha 137 bit, quindi ha 137 punte di vario tipo per fare varie cose. E purtroppo si è danneggiato l'involucro, quindi non posso fare un vero e proprio unboxing, ma farò l'unboxing del box interno, che è questo, e lo proveremo aprendo questo meraviglioso Olivetti M20 qui al Museo Interattivo di Archeologia Informatica di Rende, Cosenza, museo dell'Associazione Culturale Verde Binario, ed è il museo gemellato con noi del Museo dell'Informatica Funzionante di Palazzola Crede. Praticamente siamo un museo unico con due sedi, e quindi niente, quindi adesso noi proviamo questo porco di cacciavite elettrico e lo smontiamo immediatamente con la violenza del... C'è un rumore di fondo dovuto a una ventola della porta che fa sempre questo rumore di sottofondo, ma purtroppo non possiamo farci niente. Ora vediamo cosa ci hanno mandato. Apriamo questo pacchetto. E io già prevedo che ci sia qualcosa di fancy all'interno. E infatti è così. Abbiamo intanto un manualetto, Electric Screwdriver Set User Manual. Sono contento che sia in inglese, e quindi vabbè, inglese e giapponese, in tedesco anche, in spagnolo e in italiano, va bene, ci sta anche l'italiano. Manuale che non leggeremo. Ok, ed ecco una borsa, non solo questa borsa è fancy, ma è anche professional, rugged. Borsa veramente rugged, ma guardate che cosa, non male. Allora, questa scatola la mettiamo di lato. Kaiwitz. Allora, già la Kaiwitz mi ha stupito con uno dei loro prodotti, devo dire che mi sono piaciuti, ma qua sto vedendo, wow, questo mi ricorda il kit di attrezzi che mi ero costruito per la mia bicicletta quando ero ragazzino. Me lo ero costruito con un pezzo di pelle ed era fatto più o meno così, ma guardate quanta roba. Questi sono rigidi, dentro hanno... non me lo dire! Non mi dire che è magnetico. È magnetico, posso metterci le vitine per le riparazioni dei mobile phone. Questa è una figata. Quindi qua c'è un cazzo magnetico. E qua invece no. Però ce ne potrei ficcare un altro. Va bene, ci ficco le istruzioni. Poi, qui cosa abbiamo? Un tubo contenente il vero e proprio cacciavite, che è già carico. Wow! Questo non so cosa sia, sinceramente. Ah, questo serve proprio a coprire il tubo. Quindi questo tubo contiene il cacciavite, è un contenitore. Allora, la luce si accende da qua. È tutto metallo. Tutto metallo. Chissà che batteria usa. Ah, non è una batteria, lo stavo già sfasciando. Stavo già distruggendo tutto. Questo è il caricabatterie. USB-C. Come USB. Va bene, non l'ho sfasciato per fortuna. Ma pensavo di doverlo svitare, non so perché ho pensato sta cosa. E poi qua abbiamo questi sono attaccati, questi gommi, e sono di gomma, quindi non sono duri come la merda del p***o. Quindi posso estrarre i bit e rimetterli dentro molto facilmente. Sembra una specie di gomma al silicone, ma qua c'è veramente di tutto. Allora, dove sono i cacciaviti a croce? Cacciavite a croce, questo è piccolino, devo dire. Ah, ecco, questi sono quelli più grossi. Quindi io metto qua. Lui è magnetico, quindi sta. È una bella forza. Molto bello, devo dire. Poi qua che cazzo abbiamo? Ah, ma qua abbiamo altri cazzi.
Guardate qua, qui una spatola di metallo. Questa serve per divaricare i meati uretrali, si mette dentro e si allarga il meato uretrale. Poi vediamo cosa c'è qua. Ah, questa è la prolunga snodabile. Bello, quindi io metto qui e ho un prolungamento ruotante. Molto bello. Poi abbiamo spatola di plastica per aprire i prepuzzi, cosiddetti prepuzzi dei telefoni. Ottima. Questa sembra quella per pulire le macchine per scrivere, quindi possiamo pulire i meccanismi delle macchine per scrivere. Abbiamo una pinzetta che voglio vedere immediatamente, perché le pinzette di solito sono la parte scadente, ma questa sembra molto solida. È solida, pinzetta solida, mentre è arrivato Alfredo. Salve! Che salutiamo con violenza. E poi basta, mo lo proviamo. Questo è uno di quei cazzi inutili che servono per magnetizzare i cacciaviti, suppongo, infatti. Però suppongo che sia inutile. Meglio i supermagneti dei cacciaviti. Detto questo, apriamo questo M20. Io vedo delle viti sotto. Vedo che non vedo un cazzo perché sono senza occhiali. E quindi a questo punto, conoscendo l'Italia di quel periodo, questi saranno a taglio, infatti sono a taglio. Una è qua e l'altra è qua. Quindi proviamo questo cacciavite che sembra uno stilo da dentista. Proviamo come si comporta qua. Io non sto guardando, sto guardando attraverso la telecamera, devo zoomare. Ce la farò? Non riesco a... Sto provando con una mano, ma niente. Riesco perché tardo. Ok, proviamo così. Voglio troppo. Però l'ha sbloccata. Questa rimane lì, che è una buona progettazione. Proviamo anche questa. Praticamente cosa ho dovuto fare? Ho dovuto prima girare a mano un po' così, facendo girare a mano, e poi no, bisogna girarlo a mano all'inizio. Lo sto stressando sto coso. Diciamo che non ha una gran forza, è un cacciavite di precisione. Però ho fatto. Ma però, mentre che ci siamo, abbiamo aperto l'M20. Ora, il problema critico di questa macchina è sicuramente l'alimentatore, che essendo progettato da Olivetti è di un complicato mostruosamente inutile. Certo, siamo nel 1983, però questo catorcio così gigantesco di alimentatore mostruoso è veramente un macello. Qui abbiamo una scheda di espansione memoria che estraiamo immediatamente. Questo esce così, direttamente tirando. Qui c'è la tastiera, che è un pezzo di ferro, e la leviamo dal cazzo. Poi qua abbiamo la scheda madre, la CPU Zilog Z8000 e 1. CPU marcata SEG, la CPU SEG, la famosa SEG CPU. Ora, se non ricordo male, questo gruppo di drive basta farlo scorrere in avanti e poi si può alzare e viene via per intero. È veramente modulare. Ed ecco la scheda madre dell'Olivetti M20 nella sua magnificenza, con le patch fatte a mano da fabbrica, perché la produzione all'epoca era sempre così, c'erano sempre delle piste che venivano male e quindi dovevano pecciare a mano la scheda. Questa cosa è assolutamente normale. E ora dobbiamo mettere le mani su questo po di alimentatore. Quindi io tolgo qua e, se non mi sbaglio, basta spingere indietro e lui, ho detto, e lui
lui dovrebbe uscire, ma non esce perché il cristo non lo fa uscire. Dobbiamo svitare sicuramente la ventola e questa connessione di massa. Quella la stacchiamo da lì. Adesso lo facciamo col cacciavite. Quindi ventola da questi due. Ventola scollegata, poi questo lo scolleghiamo pure. Perfetto. Infatti lui è venuto via. Qui abbiamo questi che sono degli esagonali che già ci mettono in difficoltà. Sembra che abbiamo il tool perfetto per smontare gli olivetti. E lui si svita che è una meraviglia. Ora rimetto il suo attrezzo qua. Mi sta piacendo questo cacciavite. Devo dire che mettiamo questo. Si è scaricato, vedete? Perché non l'ho messo in carica prima di provarlo. Però posso usarlo a mano. E questa è una cosa in più, secondo me. Vedete, lo uso a mano come un cacciavite qualsiasi. Metto in carica il cacciavite. Per fare ciò uso l'apposito cavo dal quale butterò via la maledetta fascetta. Ecco fatto. Cavetto molto morbido, quasi silicone. Questo glielo ficco e adesso lo mettiamo in carica. Sì, c'è un LED rosso che si accende e lui è in carica. E quindi lo lasciamo qua. E quindi ha smesso di caricarsi in breve tempo. Io mi sono detto, ma che porco. E qua c'è scritto, dice, non usare più di 20 minuti, non forzare la macchina a spegnersi, cosa che noi abbiamo fatto. Poi dice di caricarlo prima di usarlo la prima volta, cosa che noi non abbiamo fatto, ce ne siamo sbattuti il cazzo. E quindi poi ho visto la batteria e la batteria è da 350 mAh, che è pochino. E in effetti si è caricata anche subito. Molto bene, a questo punto vediamo di smontare l'alimentatore. Comunque questa cosa scivola, perché se io adesso schiaccio, lui tende a scivolarmi. Eh sì, devo prima usarlo a mano. Fa sforzo e non ce la fa. Fa un rumore di rabbia. È un cacciavite per cose piccole. Ed ecco l'alimentatore Olivetti nella sua bellezza. Allora, cosa è venuto fuori da qua, dove ho trovato gli schemi su questo sito? È venuto fuori che qui ci sono una descrizione di problemi di questa unità e alla fine cita l'esperienza di una persona che ha riparato l'alimentatore a causa di una resistenza interrotta. Ci sono due resistenze che funzionano come kickstarter per l'oscillatore. Apparentemente questo è un guasto abbastanza comune. E in effetti ho trovato una resistenza interrotta. L'ho sostituita seguendo le foto. Mi oriento. Beh, si sta comportando bene. C'è solo questo solo. 3, 2, 1. E non succede assolutamente niente. È un alimentatore da 0 volt. Tu lo alimenti e lui non ti dà niente. Siamo in coda da, 40 minuti. Porco. Ed eccoci ora alla seconda parte di questo test, perché noi abbiamo provato questo meraviglioso set di cacciavite elettronico che estraiamo e che mettiamo in carica, anche se lui sembra funzionare. Ma noi lo mettiamo in carica lo stesso, perché come avrete notato abbiamo sviluppato qualche problema.
Abbiamo sviluppato qualche problema di coppia, di rumori strani. Quindi lo mettiamo in carica. Abbiamo segnalato il problema e con molta professionalità dalla Kiwitz ce ne hanno spedito un altro per fare delle prove con questo. E quindi unboxiamo per la seconda volta lo stesso oggetto, stavolta però attenendoci scrupolosamente alle istruzioni. Vale a dire, come vedete, è identico. Vale a dire mettendolo immediatamente in carica. Mentre la volta scorsa lo abbiamo usato direttamente out of the box. Io suppongo che questo abbia dei problemi. E ora noi abbiamo un'opportunità che l'azienda ha pensato bene di cogliere, perché gliel'ho proposta, e cioè, vedete, anche questo sta funzionando, e cioè smontarlo, mentre io morirò di allergia come al solito. Ora metto in carica anche questo e dopodiché facciamo qualche prova. Nel frattempo io colgo l'occasione per ringraziare Emanuele, che mi ha omaggiato di un Gotowi e mi ha regalato i cazzi, i cosiddetti cazzi con cui intestare i cavi, quelli che io reputavo introvabili. Lui li ha trovati su Amazon ed è una cosa fantastica. Se riuscissi ad aprirlo, guardate, cazzi con il loro portacazzi che è contrario, quindi rischiando il disastro totale. Guardate quanti cazzi, guardate, sono pieno di cazzi ora, ho cazzi per intestare cavi di ogni tipo. Quindi adesso la cosa che farò sarà procedere all'acquisto della pinza per crimpare questi cazzi. È fantastico, grazie Emanuele, veramente grazie, non dovevi, però grazie davvero. Mentre l'altro cacciavite è ancora in carica, questo dice di essere già carico. Però muovendo questo mi è andato di nuovo in carica, vedete, ha riacceso il LED adesso. Quindi secondo me qui c'è qualche problema. Ora il problema è come si fa ad aprire questo? Come si apre? Come si smonta? Allora, intanto qua c'è un anello trasparente e sotto ci sono i LED. Chissà se questa plastichina nasconde delle viti, ma mi pare di no, vedo solo dei LED. E quest'altra parte invece è trasparente. Attenzione, vedo due viti. Questo è sicuramente infilato a pressione. Se sto cazzo di coltello non facesse il porco, sono riuscito a sollevarlo da una parte. Ecco, mi è saltato in faccia. Vaffanculo. Era bloccato con delle clip. Ah, ok, con delle clip a pressione. Vedete, ci sono queste linguette. Va bene. A questo punto io qua ho due viti, e queste due viti, si trova il cacciavite, però qua non si muove un cazzo, quindi a cosa serviranno queste viti? Forse a togliere questo cazzo di plastica che è uscito, ed ecco che vediamo il nostro connettore. È una scheda, però questo coso non si muove. Io credo che questo oggetto non sia smontabile. Possiamo provare a fare la stessa cosa da questo lato, e anche qua c'è lo stesso discorso delle clip, e anche di qua è uscito, e questo coso non aveva delle clip ma aveva proprio dei cazzi impossibili da levare. Quindi stiamo veramente sfasciando un po' questo oggetto. Qua abbiamo l'anello con le luci, un LED non funziona più perché abbiamo distaccato una delle resistenze, che è qui. Abbiamo distaccato questa minuscola resistenza. Vediamo se gliela appoggio. Dovremo rifare una micro saldatura. Infatti ora funziona, vedete,
c'è una micro saldatura da rifare, e questo è l'anello con i LED, che ovviamente ha due fili che collegano questi LED, e nella parte sotto io non vedo viti. Non so come andrà a finire, probabilmente male. Stagno ovviamente ROHS del cazzo, e quindi non si scioglie nemmeno per l'anticamera del cazzo di... Non risalderò mai questi fili. E questo è l'anello dei LED. Adesso c'è sicuramente un cazzo di plastica. Vediamo, questa cosa deve uscire da qui per forza. Ok, sono riuscito a liberare i fori. Ora rifaccio le saldature delle resistenze, se ci riesco, e in teoria dovrei essere a posto. Attenzione, ci sono riuscito. Non ci posso credere. Posso risaldare l'anello dei LED. E funziona. Risaldato alla perfezione. Saldatura perfetta. Qui gli possiamo rimettere questo suo cazzo. In qualche modo andrà a incastrarsi. E infatti è andato a incastrarsi. Devo rimettere le sue viti. Le sue viti che ho già perso. Allora, io l'ho rimesso a posto. Conclusione, non siamo riusciti ad aprirlo. Non siamo riusciti a capire il problema. Perché al momento sembra funzionare bene. Ha una discreta torque. Ha una discreta coppia. Svita le cose. Adesso non trovo niente da svitare, però è forte, è proprio forte. Probabilmente non abbiamo avuto nessun problema, abbiamo solo avuto una paranoia e andava semplicemente caricato. Però lui si è spento subito dalla carica, mentre questo qui... Ah, questo qui si è spento anche lui, quindi in teoria è carico anche lui. Beh, adesso proviamo quello nuovo, vediamo se c'è qualche differenza. Sono entrambi carichi. Per provarlo, smonteremo questo oggetto. E proveremo alternativamente quello vecchio e quello nuovo. Allora, questo è facile perché, come vedete, era già molle. Beh, sta funzionando. Ci mette un po', però fa quello che deve. Ed ecco, apriamo questo piccolo computerino. Guardate che meraviglia. Uscita VGA, seriale, parallela, due porte di rete, 4 USB. Chissà che cagata è. Praticamente questi due cacciaviti sono identici. Leggermente magnetici, bene. Forse si possono magnetizzare? Sì, si possono magnetizzare con l'apposito magnetize. Beh, funziona. Quando le viti non entrano, partono le bestemmie. Porco. Passata una certa coppia, lui si ferma. Ecco il problema, non è un problema, è proprio fatto così. Dopo un po' lui si ferma. Se praticamente supera un certo tipo di sforzo, lui automaticamente si ferma. Cosa deduciamo? Deduciamo che questo è un apparecchio da utilizzarsi per lavori di precisione, non per smontare un computer come ho appena fatto, perché lo si sforza decisamente troppo. Quindi non sforzatelo, perché dire, è comodo, l'unica cosa che trovo problematica è che è scivoloso, quindi se avesse un grip, un po' di grip, sarebbe un attrezzo migliore, ma comunque per lavori di precisione va molto bene, perché io qua vedo dei bit veramente microscopici, vedo dei torx piccolissimi, vedo un cacciavite piatto microscopico. Lavori di precisione, vedo degli esagonali molto carini, ma vedo anche dei cazzi esagonali molto grossi. Strano, un attrezzo così piccolo con dei cazzi così grossi. La cosa interessante è che si può usare a mano, per cui si può svitare o avvitare a mano le parti, diciamo, un po' più dure, e poi andarci con l'attrezzo elettrico. Ed è molto bello come è organizzato tutto qui. Ci sono un sacco di attrezzi,
sono 120 attrezzi più questi, che sono attrezzi per smontare, immagino, telefoni o cose del genere, prolunghe snodabili, per cui io posso andare qui e... Questo è il cazzo di plastica per aprire schermi, eccetera. Abbiamo un pennellino molto utile. Abbiamo una pinzetta che funziona veramente bene. E poi, come dicevo, qua si mette il cavetto per la ricarica. E qua c'è un tubo, ma sinceramente io lo metterei così, senza tubo. Perché è una rottura di cazzo questo da mettere e togliere. Questo è magnetico e quindi in teoria quando uno ci mette sopra le viti, io adesso non trovo una vite manco a pagarla, quando uno ci mette sopra le viti sono, e questa è l'unica vite non magnetica che mi trovo in un cazzo di laboratorio. Sì, come vedete è magnetico e le viti tendono a rimanere. È un bel sistema per mettere le viti e non in un certo senso. Si può attaccare così, attaccare al frigorifero. Figo. Molto bene. Lo trovate in descrizione. Trovo che sia un oggetto interessante, utile, e perché ha tutto dentro, è tutto in uno. Quindi non posso che ringraziare la Kaiwitz, che comunque me ne ha mandati due, perché uno lo dovevo provare per capire se l'altro era difettoso, ma a quanto pare si comportano entrambi nello stesso modo. Evidentemente li ho provati in condizioni estreme smontando l'Olivetti M20, e lui è comunque dotato di protezioni, per cui superata una certa coppia probabilmente si ferma, e questa è una cosa buona perché così si evita di rovinarlo. Ho deciso che li conserverò così, senza il loro tubo di plastica, perché è più comodo, e mi sembra un bel kit portatile per riparazioni sul campo di, non so, telefoni, cellulari e cose del genere. E penso che uno di questi due lo donerò a un amico, vediamo un po' se riuscirà a farci qualcosa o no. Grazie per aver visto questo video. A me questo oggetto serve e quindi sono felice di averlo. Qui c'è tutto un elenco delle cose contenute, ci sono aggeggi di ogni tipo, come vedete. Accessori per disassemblare, vedete. E i bit che non mancano mai. Ottimo.